Ragazzi, ho visto la partita del Napoli, ma ho visto anche quella del Liverpool che numero 3 alla sconfitta di questo Real Madrid, che distrugge moralmente Coppa. Cioè, una cosa pazzesca abbiamo visto ieri. Cioè, due partite e una Champions League mai vista così. Perché il Napoli gioca in dei quarti e non sentirla di questo quarto di finale. Perché c'è una sola squadra in Italia perché ha avuto quelle occasioni e ne prendiamo. Però dobbiamo fare i tifosi obiettivi e sportivi. Uno. Due. Per quanto riguarda la partita nel Napoli, cioè io non so come hanno fatto questi qua a ribaltare la partita. C'è una cosa allucinante e ne prendiamo. Quindi, prima di parlare con questo, noi tocchiamo su diversi sulle questioni diversi tra uno e l'altro. Quindi prendiamo della prestazione nel Napoli. Cioè, io un tifoso da mantenere calcio, ho visto un Napoli a lottare perché quelli del Eintracht hanno avuto delle palle gol colossali. E prima di parlare, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ti mando le notifiche per non prendere i prossimi contenuti. Perché da stasera c'è l'Inter Porto e da domani c'è anche il Nantes contro la Juventus. E ne prendiamo a prendere quella partita di domani sera alle 18:45. E non mi è dato sbagliare per questo. Quindi io dico che dovete lasciare un like a questo video come sempre e dobbiamo saper parlare delle partite delle altre squadre. E secondo me il Napoli ha fatto quello che poteva, però mi ha sbloccato e quindi io da mantenere calcio posso dire che Osimhen ha fatto quel tacco, cioè solo lui la poteva fare servendo un assist a Camara, perché è vero che si è procurato il rigore al primo tempo, 1 con la rete di Osimhen, e poi c'era anche un rigore a Napoli perché Camara ha sbagliato e poi l'ha ribadito facendo 1-0 con Osimhen. Cioè, che spettacolo questo Napoli, ragazzi, perché la Champions League è una gran competizione. Cioè, perché noi siamo usciti maledettamente ai gironi di Champions, però giochiamo in Ant domani. Quindi mi raccomando. Poi
sulla prestazione nei ragazzi del Napoli. Abbiamo visto un ottimo Kvaratskhelia, ma secondo me ha fatto una discreta partita. E poi Lozano, cioè che giocatore è quello, ti ha siglato i 2-0. Quindi questo vuol dire che il Napoli sta facendo di tutto per arrivare ai quarti di Champions. Quindi questo è quello che ne penso. Cioè, dall'estate scorsa, quando hanno venduto a Koulibaly, abbiamo visto un ottimo Kim. Cioè, io non so come ha fatto a marcare in area. Cioè, ha preso pure quello. Oh, io non dire le parolacce oggi, perché non posso dire che il Napoli ha fatto schifo. Non è così. Ma andiamo a essere sportivo oggi, perché ieri abbiamo visto anche un Liverpool aggressivo e ho visto che il Real ha battuto letteralmente un Liverpool decimato. Cioè, quei due papà ha fatto uno su Courtois, Bonnaut, Alisson, Kira, Vinicius ha fatto 1-0 e poi Sala è da papà di portiere a Nison. Cioè, lui parete e mezza ha fatto, perché qui non è una regaletta partita reale. E per forza vince 5-2. Cioè, questo è calcio, ragazzi. Ma io ho visto un Real aggressivo e attaccato con profondità. Quello che dobbiamo avere noi, gli eventi. Perché domani abbiamo una sfida non facile, ma bisogna affrontarla con aggressione, come hanno fatto i Real Madrid. Aggressione. Attacchiamo nella profondità e mi fa 4 gol nella partita. Quindi questo è fare il tifoso competente, ok? Quindi io voglio vedere questo nei nostri ragazzi della Juventus. Io questo voglio vedere domani. Mi raccomando, e poi vi caricherò in questa partita. Quindi tutto qua e spero che ci siamo capiti. Però non voglio dire le parolacce, mi prego ragazzi, perché non posso dire quelle certe cose maleducate nei confronti di voi, perché noi sappiamo leggere le partite e voi non sapete cosa significa il calcio. Perché il Napoli è tutto per me. E se per me io sono una tua frangia, io non posso cantare quella canzone contro i Napoli. Ma per niente. Cioè, io a massimo posso fare il pagliaccio, posso fare quello che voglio, posso fare lo scemo con voi. Cioè, tutto quello che volete, ma insultarmi no. Quindi questo è il mio dovere. Perché se vendete i video, va bene vendere questi video. È solo perché io guadagno l'iscrizione. Quindi fatelo, mi prego. Perché ne ho bisogno e ne devo portare con voi a 200 iscritti. Amici napolitani, iscrivetevi. Quindi mi raccomando, se avete vinto è per merito vostro. Poi quando andiamo a giocare in Italia, tu rubi le partite. Ma perché continui a insistere che tu
Devo vincere il campionato. Non è così, caro mio. Perché tu hai rubato 50 partite. Io ti ho detto questo fatto qua. Perché tu lo stai meritando e va bene. Ma va bene tutto. Però io posso capire che questo Napoli abbia il significato di saper vincere e di saper perdere nella vita. Come diceva Crudelli, quando ha parlato del Milan, del Napoli, dell'Italia, cioè di tutte di queste squadre del mondo, abbiamo visto a incoronare la Champions League, iniziando nel 1995-96, quando la Juventus ha battuto il Nantes alle semifinali e poi nella finale contro l'Ajax. Cioè, oltre che lo spettacolo della Champions, potete vedere gli analisi delle partite di stasera, ma anche quelle di domani. Poi da sabato, domenica, primi, lunedì, martedì, cioè tutto il calcio complessivo intorno ai 300, a 260 gradi, o a 360 gradi. Quindi questo si vede, il calcio, ma il calcio è questo. Perché è vero che il calcio è strano, però questo campionato non dovrà vincere la Juventus e tutto il resto hanno fallito tutto quanto. Ok? Quindi facciamo il nostro e facciamo il nostro dovere domani. Quindi mi raccomando e spero che ce la mandi buona quella di domani sera, perché i ragazzi hanno bisogno di noi e noi dobbiamo stare con loro, ok? Io finisco qua e spero di non prolungare con questo contenuto, quindi ci vediamo per domani sera nella post-partita, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e commenti qua sotto, quindi vi metto tutto in descrizione. Questo è e rimarrà così. E al prossimo video di domani sera. È sempre fino alla fine.